Buongiorno a tutti, ben arrivati a questo incontro che è stato organizzato dall'Università di Verona in collaborazione con il sito educare.it, il cui scopo è quello di condividere alcuni prodotti che sono stati realizzati, prodotti TIC, prodotti multimediali, che sono stati realizzati nell'ambito del corso di specializzazione per gli insegnanti di sostegno dell'Università di Verona. Come avete visto all'interno del titolo di questa nostra esposizione, di questa presentazione, stiamo parlando di buone prassi. Il professor Canevaro definisce la buona prassi come un'esperienza che può essere replicata da altri, e le buone prassi sono concepite proprio come esperienze che vanno condivise all'interno di una comunità di pratiche. Noi è con questo spirito che abbiamo organizzato e voluto questa iniziativa, nel senso che noi abbiamo una intenzione di condividere queste esperienze con gli insegnanti della scuola che hanno interesse come noi a sperimentarsi, a confrontarsi. Ecco, l'obiettivo ovviamente è quello di creare delle situazioni di inclusione che possano rispondere a quei variegati bisogni educativi speciali che ormai sono sempre più diffusi all'interno della scuola, come sappiamo. Oltretutto, siamo anche in una particolare situazione storica, ahimè, che ci ha già visto costretti a passare dalle forme didattiche, quelle tradizionali in presenza, ad inventarci forme didattiche a distanza. Ecco, questo incontro vuole essere anche l'occasione per far circolare dei prodotti, delle esperienze, degli esempi, delle opportunità che possiamo utilizzare anche nell'ipotesi in cui dovessimo anche, ahimè, dovessimo ritornare anche a una situazione di didattica a distanza. Certamente non è questo quello che ci auguriamo e non è questo lo scopo principale di questo nostro incontro. Tuttavia, è utile anche far presente che rispetto anche a questa situazione particolare che stiamo vivendo, il fatto che tra insegnanti si cominci a concepire la didattica anche attraverso l'utilizzo dei mezzi a disposizione, come quello con cui oggi ci stiamo confrontando, è sicuramente un valore aggiunto a cui non possiamo più permetterci di rinunciare. Io voglio ringraziare anche coloro che hanno consentito questa esperienza di oggi. Ecco, innanzitutto voglio ringraziare il sito educare.it che ci sta ospitando e ci sta supportando in questa esperienza, ma soprattutto i docenti del corso di sostegno dell'Università di Verona che ci hanno oggi, ci presenteranno oggi i loro prodotti, quelli che hanno realizzato insieme ai loro studenti. Saranno oggi in ordine presenti la professoressa Elisa Guerrieri, il professor Federico Beghini, il professor Vincenzo Calbi, il professor Francesco Fusillo. Sono i docenti che ci hanno quest'anno accompagnato nell'ultimo corso di sostegno e hanno supportato proprio i nostri studenti nella realizzazione del loro prodotto multimediale. Vi faranno vedere dei lavori che loro hanno realizzato insieme ai loro studenti e saranno presenti anche alcuni dei loro studenti che si sono messi a disposizione, hanno colto lo spirito di questo nostro incontro, che è proprio quella della condivisione delle buone prassi. Quindi lascio subito la parola alla professoressa Guerrieri che inizia questa prima parte di questo incontro e auguro a tutti un buon ascolto. Bene, buongiorno a tutti. Io devo dire che ho veramente mi sento onorata di presentare
gli estratti di alcuni dei lavori multimediali che sono stati realizzati dalle colleghe. Scusate, uno dei corsi di specializzazione per il sostegno, infatti specie il gruppo 8, dove nel complesso, devo essere onesta, sono stati realizzati dei lavori straordinari e lo dico con grande orgoglio. Dunque, le professoresse oggi presenti saranno le professoresse Cino Cristina, Centrone Liuba e Amplo Irene. E loro presenteranno i loro prodotti, un estratto dei prodotti multimediali. Ognuna ha centrato l'attenzione su un tema in particolare. La professoressa Cino Cristina, che inizierà la presentazione, ha centrato il lavoro sullo storytelling, nello specifico sul digital storytelling. Ha realizzato una landing page dove ha inserito una serie di attività che ha poi sperimentato durante la sua attività di tirocinio e durante tutta la sua attività nella scuola dove ha lavorato quest'anno. Quindi io cederei subito la parola alla professoressa Cino che ci illustra il suo lavoro. Salve a tutti, bentrovati. Allora, io sono Cristina Cino, docente di lettere presso la scuola secondaria di primo grado, sono specializzata nel sostegno presso l'Università di Verona e, appunto, per il mio percorso di specializzazione ho realizzato un progetto didattico per una classe prima della scuola secondaria di primo grado, di cui faceva parte un ragazzino con difficoltà mentali, oltre che anche con una disabilità intellettiva. Il progetto che io ho realizzato, come ha già anticipato la professoressa Guerrieri, si fonda sullo storytelling. Lo storytelling è l'arte del racconto, l'arte del raccontare. Strumento inclusivo per eccellenza è il racconto. L'approccio narrativo in didattica è uno strumento privilegiato ed integrato in primo luogo per la costituzione dell'io, cioè per strutturare chi sono. I ragazzi e anche gli adulti, attraverso il racconto, imparano a pensare, ma anche a pensarsi. E il presupposto dell'apprendimento è proprio questo, cioè acquisire consapevolezza di sé. Lo storytelling, come già anticipato, diventa poi digital storytelling quando si avvale di strumenti multimediali. Per realizzare il mio progetto TIC, immagino riusciate già a vedere. Mi potete dare conferma, Sì, professoressa Guerrieri, ci vede? certo, sì. Bene. Per realizzare il mio prodotto TIC ho utilizzato Adobe Spark. Adobe Spark è una suite di app messe a disposizione gratuitamente nel web, come ce ne sono tante, c'è Canva, c'è Genially. Io ho utilizzato Adobe Spark e all'interno quindi vengono offerte diverse app per creazioni multimediali da poter utilizzare sia su smartphone sia su computer. Io in particolare ho voluto realizzare una landing page. Una landing page è una pagina web che ci ricorda tanto il sito web, ma presenta delle notevoli differenze. E perché? Perché il sito web è costituito da tante piccole finestre che si possono aprire, mentre questa, la landing page, si sviluppa in verticale, quindi è a scorrimento verticale, in un'unica direzione, facile anche da visualizzare su smartphone e viene utilizzata generalmente a scopi pubblicitari, ma noi l'abbiamo declinata appunto per un utilizzo didattico, una didattica speciale. Abbiamo utilizzato un banner, parlo al plurale perché mi riferisco alla classe, no? Abbiamo utilizzato come banner l'icona del film, un'immagine del film che tutti conosciamo, La spada nella roccia, dove c'è uno scanzonato ragazzino molto facile che deve diventare il re d'Inghilterra e il formatore che è il mago Berlino, che ha questo significato metaforico, un po' quasi come dire una storia di una formazione. Squilli e pinzillacchere, un'espressione presa proprio dal film. Dunque, scorrendo in verticale, abbiamo iniziato a giocare con le storie, prima realizzando una storiella con Toonplastic, però è un'app per smartphone, non è disponibile per computer. Io l'ho creata sul mio profilo YouTube e quindi ho allegato il video. Vediamo se riusciamo a vederne un po'. Parto. Allora, ditemi se si sente. Audio, professoressa, mi dia un.
sente? Dunque. No, Cristina. No. Bene, share computer sound. Ecco Roboroto. Ciao, no. Roboroto. Ciao. Mi apri la porta, per favore? No? Sì, adesso sì. Oh. Le voci sì, sono... si sentiva okay. Ora. Bene, le voci sono la mia e quella del mio alunno, Nicole è un nome di fantasia, le mie e quelle del mio alunno, noi abbiamo scelto il set, quindi in questo caso un laboratorio scientifico, l'app offre diverse opzioni, anche diversi personaggi, diverse tipologie di storie. Devo andare a liberare Troy. Sì, certo. Andiamo avanti, Cristina. Ok, questa è la storia. Torniamo indietro al nostro lavoro. Dopo questo lavoro, poi abbiamo realizzato anche un fumetto, racconto di una storia con Make Believe Comics, disponibile nel web. Questa è stata realizzata con la distanza appena si è iniziato il coronavirus. Quindi il desiderio di uscire, di fare viaggi, di andare ai musei, ma l'arrivo del coronavirus che ci blocca e un uomo con disabilità che quindi è abituato a vedere le cose in un'altra prospettiva ci suggerisce quali sono le cose belle da fare in casa. Tutto attraverso immagini e sfondi che si possono scegliere sul sito Make Believe Comics. Dove si può esportare in PDF oppure con un link, ci sono vari modi di esportare il fumetto. Dunque andiamo avanti nella nostra storia. Mago Merlino che fa scrivere il volo a questo piccolo uccellino che è Semola. E noi iniziamo a scrivere un testo descrittivo con una mappa interattiva realizzata con Babolaz. Eccola qui, arriva subito. Babolaz ha realizzato una mappa interattiva sul testo descrittivo, una mappa mentale, ovviamente partendo dal centro, cliccando qui un video introduttivo e poi un viaggio lungo il testo descrittivo su come è fatto il testo descrittivo. Alla fine un test realizzato con Google Moduli, quindi l'alunno può svolgere riferendosi a quanto ha preso attraverso la mappa, e ancora un ulteriore passo avanti, perché dove abbiamo capito cos'è un testo descrittivo, passiamo ad una mappa che invece ci suggerisce come si può realizzare. La mappa non è stata realizzata da noi, ma è estratta dal web, perché abbiamo imparato anche a navigare nel web e a scegliere, selezionare il web. Una learning apps sulla quale comunque non mi soffermo in questo momento, ancora una mappa sul testo descrittivo, io scorro sempre in verticale. Sì, andiamo a vedere il video, Cristina. Okay. Emozioni in casa durante il lockdown, abbiamo rappresentato le emozioni e poi racconto la mia emozione, la rabbia, il ragazzino aveva difficoltà a stare in silenzio in classe, soprattutto durante l'attività. E quindi abbiamo realizzato una storia sociale sul silenzio, una storia sociale che abbiamo voluto realizzare sia in cartaceo sia in digitale, la stessa storia in due versioni, perché anche il contatto con la carta, anche la manualità fine, no? È fonte di apprendimento e di crescita. Dunque passo velocemente sul cartaceo, che era questo, abbiamo realizzato un libretto pop-up. L'audio, Cristina, si sente poco. Riesci a mandare il video così sentiamo l'audio? Allora, vediamo un po' cosa succede. Un secondo solo. Ecco, se mandi l'altro video così lo vediamo. Sì, dunque, e questa invece è poi la chiudiamo. Sì, la stessa storia sociale realizzata con OpenShot, che è un software di video editing, la stessa storia sociale fatta in quest'altro modo. Arrivo su. Hello darkness, my old. With you again, because my brain still remains within the sound of silence. I turn my collar to the cold.
Il mio lavoro in velocità era questo. Alla fine avevo aggiunto anche un viaggio, il racconto di un viaggio attraverso il Google Earth. Abbiamo raccontato un viaggio, una gita fatta a scuola attraverso Google Earth e un ebook. Questa è un'attività fatta a distanza per il famoso arcobaleno. Niente, tutto qui. Grazie per l'ascolto. Ok, questo sarebbe molto bello. Grazie a te, Cristina, sarebbe stato straordinario poterlo. I tempi purtroppo stringono, quindi presento un lavoro sulla comunicazione alternativa aumentativa. E secondo me l'abilità della professoressa è stata quella di coinvolgere in modo abbastanza, come dire, in modo veramente complessivo la classe, cioè molto tutti i ragazzi e i risultati sono stati eccellenti. Liuba, professoressa Centron, ci sei? Perfetto. Buonasera a tutti. Vi sento molto male. Elisa, si sente malissimo la tua voce. Voi mi sentite? Buonasera a tutti. Qualcuno può... Sì, si sente. Sentiamo, sentiamo, sì. Allora procedo con la presentazione. Sì, proceda pure. Sono Liuba Centrone, una docente di sostegno della secondaria di primo grado. Nel mio lavoro tirocinio ho scelto di lavorare con un autismo, con una ragazza che chiamerò Ginevra, che è un nome di fantasia, che ha un autismo a basso funzionamento in comorbilità con una disabilità intellettiva. Il mio obiettivo è stato quello di permettere a Ginevra di accedere in senso lato e profondo alla comunicazione, in quanto è un'alunna che purtroppo non verbale, quindi era molto difficile, molto complesso riuscire ad includerla in una classe di prima media. Come ho deciso di farlo? Ho deciso di farlo utilizzando la CA, gli strumenti tecnologici messi a disposizione in maniera libera e quindi gratuita. La prima piattaforma che ho scelto di utilizzare si chiama Genially. È una piattaforma gratuita alla quale ci si può iscrivere semplicemente con il proprio account di Google. E la cosa interessante è che prevede la possibilità di scegliere tra un'innumerevole gamma di pannelli già precostituiti, integrarli, modificarli e renderli completamente personalizzabili al fine di garantire la massima libertà possibile per noi docenti. Nel mio caso ho utilizzato una guida, una rubrica, infatti l'ho chiamata rubrica Araword. Perché? Perché volevo ad ogni costo riuscire a raggiungere Ginevra e a farle sentire di essere in una classe, quindi suddividere il suo percorso scolastico in materie come un vero e proprio quaderno. Come vedete qui sulla destra ci sono dei post-it che segnalano i vari argomenti che abbiamo affrontato nel corso dell'anno. Ho iniziato con una presentazione nella quale c'è la mia fotografia e quello che mi piace più di me. In questo caso, qual è la particolarità di questo lavoro, dell'impostazione che ho scelto di utilizzare? Volevo assolutamente che ci fosse una completezza da un punto di vista appunto comunicativo. In che senso? Sono presenti i tre codici comunicativi che poi sono stati quelli che mi hanno permesso di comunicare con Ginevra. E quali sono questi tre codici comunicativi? Quello verbale, ovvero ho utilizzato l'alfabeto italiano e quindi la scrittura in italiano.
quello iconico, cioè utilizzato i pittogrammi che ho fatto con il software AraWorld, che tra qualche secondo vi mostrerò insomma live, lo utilizzerò per farvi vedere come si può integrare l'uso dell'HK con questo programma. E infine ho sempre in ogni pagina di questo spazio virtuale, di questo quaderno, inserito anche una sintesi vocale in cui ho letto qualsiasi frase, qualsiasi racconto che ho inserito all'interno, e ve ne mostro un esempio. Ciao, sono la professoressa Liuba. Mi piace leggere, scrivere storie e viaggiare. Come vedete, sono stata estremamente sintetica e ho prediletto la paratassi, in quanto con Ginevra era necessario riuscire a condensare i momenti di attenzione che erano veramente labili. Ho assolutamente dato anche a lei lo spazio per presentarsi. In questo caso, in questa rubrica che vi sto mostrando, ho inserito un'immagine, un disegno di fantasia. Nella sua vera rubrica c'era in realtà la sua fotografia, abbiamo anche insieme ai suoi genitori, anche cercato di costruire una brevissima presentazione che l'autodeterminasse in qualche modo. Adesso volevo passare a raccontarvi come ho utilizzato il software AraWorld, in quanto vi presenterò un lavoro che abbiamo fatto con tutta la classe, sempre per cercare di avere come faro di riferimento l'obiettivo dell'inclusione, dell'autodeterminazione, quindi permettere a Ginevra di frequentare come tutti una classe di prima media. Allora, AraWorld è un software open source che ha tantissime potenzialità, utilizza il linguaggio di comunicazione aumentativa alternativa universale, e la cosa interessante è che semplicemente scrivendo in questo pannello con la propria tastiera qualsiasi cosa si voglia, essa viene traslata in linguaggio iconico. Ora vi faccio vedere un esempio molto semplice. Allora, ecco qui. La cosa interessante, come vedete, qui compare la mia fotografia, perché il programma permette, attraverso questo menu orizzontale che si trova nella parte superiore del programma, di operare diverse modifiche alle immagini che sono fornite di base. Io appunto ho inserito, per esempio, la mia fotografia nel momento in cui viene scritto il mio nome. Un'altra cosa interessante è che ogni immagine è possibile cambiarla e quindi scegliere quella più colorata che ai vostri alunni piace di più, per rendere l'esperienza più personalizzabile possibile, ecco. Ed è stata questa la grande potenzialità di questo programma, il motivo che mi ha portato a decidere di sceglierlo. Allora, il lavoro che vi presento, tra i tanti che ci sono nella rubrica, è quello sulla fiaba. Come tutti i colleghi sapranno, in prima media uno dei momenti importanti proprio in italiano è proprio lo studio della fiaba. Come fare per permettere anche a Ginevra di accedere a questo argomento? Allora, ho pensato di coinvolgere tutta la classe in un lavoro di traduzione di una fiaba conosciutissima, Cenerentola, in linguaggio K. Questo perché, a mio avviso, è un obiettivo di grandissimo livello, quello di fare in modo che dei bambini riescano anche a padroneggiare altri tipi di codici comunicativi. Quindi tradurre una fiaba verbale in qualcosa di iconico credo che sia un'abilità molto importante, che va anche a stimolare l'empatia, la flessibilità e il team building. Quindi questo è il lavoro frutto dei compagni di Ginevra, che si sono impegnati per regalare la possibilità di ascoltare questa fiaba. Ve ne do un piccolo assaggio. La voce che sentite è la mia per motivi di privacy. La fiaba di Cenerentola. Cenerentola è infelice a causa della matrigna e delle sorellastre. Un giorno il principe organizza un ballo. Mi fermo perché non voglio togliere tempo. Volevo mettere in evidenza alcune caratteristiche di questo video. Innanzitutto l'ho realizzato e caricato sul mio canale di YouTube.
Quindi questo perché? Perché così attraverso un link è reso pubblico e disponibile a quante più persone possibile innanzitutto, ma soprattutto anche per gli alunni stessi della classe. Quindi con un canale di YouTube ho lavorato benissimo e ho inserito tanti video che poi ho utilizzato anche durante la DAD. Consiglio quindi a tutti i colleghi di aprirne uno perché è davvero uno strumento molto importante. Ho utilizzato un puntatore oculare che accompagna la mia voce e quindi dà un senso di sincronizzazione tra codice vocale e codice sia verbale che iconico. Questo perché anche quando Ginevra era a casa e magari riguardava questo video, poteva seguire in maniera corretta lo svolgersi della vicenda. Una cosa importante è che, ora vi mostro quanto era lunga la fiaba che è risultata dalla scrittura in Araword, che è questa immagine in JPEG, come vedete molto lunga. Io sono andata semplicemente a ritagliarla con gli strumenti di sistema del computer. Penso, questo è un Mac, ma anche ci sono anche strumenti Microsoft che permettono di farlo. Quindi ho suddiviso i vari pezzettini della storia, ne ho fatto una presentazione con il software OpenBoard, che è un altro software open source, che vi mostro brevemente. Sono andata a registrare, attraverso lo screen recorder di questo programma, il video, che poi ho quindi caricato su YouTube. Ai ragazzini, ai bambini di prima media, è stato chiesto quindi non solo di tradurre la fiaba in ca, ma anche di trovare il linguaggio più adatto e più efficace per raggiungere Ginevra. Quindi hanno utilizzato la paratassi, hanno davvero sperimentato una forma di apprendimento. Luba, scusami, Luba, ti vorrei fermare perché vorrei un attimo passare la parola a Irene perché abbiamo quasi terminato. Irene ha giusto 2 minuti, ok? Va bene, ok, grazie mille. Grazie a te infinitamente. Ok. Bene, passo la parola alla professoressa Amplo che brevemente ci presenta il suo fantastico sito sull'empatia. Prego Irene. Ok, buon pomeriggio a tutti. Allora, quindi io sono Irene Amplo, ho frequentato il TFA quest'anno e quindi durante l'esperienza di tirocinio ho avuto modo di lavorare in una classe terza caratterizzata da una serie di problematiche dal punto di vista relazionale e appunto di coesione del gruppo classe, all'interno del quale era presente una ragazzina con disturbo della condotta e della sfera emozionale, quindi un caso emblematico proprio perché, come sappiamo, nell'ottica ICF i disturbi del comportamento sono quelli che maggiormente comunque risentono molto delle variabili di contesto e relazionali. E quindi sono state svolte una serie di attività, il nome del progetto è stato quello di Classe Giraffa, Linguaggi di Pace ed Empatia, e una delle attività tra le tante svolte appunto è stata l'attività trasversale della creazione di un sito di classe. Condivido lo schermo. Quindi questa qui è l'home page del sito di classe. Appunto, l'obiettivo quindi è stato quello di cercare di agire proprio sulla dimensione relazionale della progettazione del gruppo classe, e il sito di classe proprio è stato uno strumento che è servito, oltre che da contenitore di tutto ciò che è stato fatto ed è stato utile per il progetto, anche proprio come spazio espositivo dei ragazzi e proprio come momento di svago, di condivisione e di cooperazione tra di loro, proprio dal punto di vista della realizzazione. Quindi è stato un elemento proprio che ha stimolato la partecipazione di ogni singolo alunno della classe, anche nella semplice scelta di un contenuto da caricare o nella produzione di un prodotto in cui appunto tutti sono stati coinvolti e si sono sentiti parte del gruppo classe. Quindi il sito è stato realizzato con Google Site, che appunto è un'app che fa parte del pacchetto Google e che quindi presenta molti vantaggi proprio per il fatto che è facilmente collegabile a tutte le altre app di Google. E questo è stato molto importante anche per quanto riguarda la didattica a distanza, proprio perché molte scuole hanno utilizzato la G Suite come strumento appunto principale. E quindi è possibile con Google Site direttamente collegare immagini, documenti da Google Documenti,
strumenti. Ho ad esempio Google Moduli, come ad esempio questo, che era un test per verificare il livello di empatia, proprio perché l'empatia è stato il tema principale del progetto. E quindi il sito è stato organizzato quindi in diverse schede. Il primo, appunto, quello l'home page sulla classe giraffa, poi una pagina relativa ai tipi di linguaggio, proprio perché l'ispirazione del progetto è venuta dalla lettura di un libro dello psicologo Rosenberg, che parla proprio del linguaggio giraffa come linguaggio emblematico della comunicazione non violenta. Quindi chiaramente una parte è stata riservata a questa fonte di ispirazione. Poi una pagina proprio relativa al progetto, e qui troviamo una serie di video realizzati con diverse modalità. Il primo realizzato con OpenShot Video Editor, che è appunto un programma di montaggio video online. Avevo aperto già dei video. Ecco, qui ci sono... i dialoghi che sono stati realizzati dai ragazzi e messi in scena sotto forma appunto di rappresentazione teatrale, di scenette. Spero si senta l'audio. La mia classe è apatica. Come si può parlare con una classe che non risponde? Siete insopportabili. Questo era un esempio di prof Sciacallo. Vi faccio delle domande e restate in silenzio, mi sento frustrata perché vorrei che voi vi fidaste di me, così possiamo riuscire a parlare in modo aperto. Questo era un esempio di prof giraffa, quindi una prof che utilizza un linguaggio prevalentemente rivolto all'empatia. Le maschere che avete visto sono state realizzate proprio dai ragazzi nell'ambito del progetto. Questo invece è un video dove sono stati messi in scena i dialoghi realizzati dai ragazzi attraverso Powtoon, che è un programma proprio che permette di realizzare presentazioni animate. L'audio. Mi dispiace, so come ci si sente. Ti aiuterò a superare questo brutto momento. Se hai bisogno, io ci sono. Ci sarò sempre per te. Ma Fatte non ha ragione, tanto ne troverai un altro. Si chiude una porta, si apre un portone. E comunque faceva proprio schifo. Ecco, questo era Powtoon, che permette appunto di realizzare questi video effetto cartoon che sono molto accattivanti e stimolanti per i ragazzi. Un altro video. Irene, sì, mi dispiace, ci dobbiamo fermare, okay. Purtroppo. Va bene. Mi dispiace, avrei voluto, chiedo solo 30 secondi per un Edu Puzzle, solo 30 secondi, perché è fantastico. Ok, molto... allora, procedo. Nella scheda relativa ad arte ci sono una serie appunto di video sulle lezioni realizzati durante la didattica a distanza, e tra questi un Edu Puzzle. In questo caso il tema era Van Gogh, e l'Edu Puzzle permette di realizzare dei video in cui è possibile caricare dei video ad esempio da YouTube come questo, o anche caricarmi di propri, tagliare la porzione che ci interessa e nel momento opportuno aggiungere un audio, oppure inserire una notazione vocale, oppure si può anche inserire proprio un quiz in tempo reale. Metto ci fai vedere avanti. Solo una domanda e poi ci fermiamo. Non riesce a trovare la sua strada e neppure un lavoro, così il fratello Teo ogni tanto gli manda dei soldi. Ecco, qui il video si è stoppato e ad un certo punto compare la domanda, bisogna rispondere, e poi in tempo reale ci dice se la risposta è corretta o meno, e quindi è possibile poi anche collegarlo alla Classroom, raccogliere le varie risposte, e quindi è molto inclusivo perché può essere utilizzato dall'intera classe. Chiudo. Sì, grazie, okay. Grazie infinitamente. Stop anche la condivisione. Sì. Bene, io ringrazio le professoresse Amplo, Cino e Centrone che hanno lavorato splendidamente e instancabilmente, devo dire anche come tutti gli altri colleghi comunque, vero? Sì. Bene, complimenti e buon anno a tutti i colleghi. Arrivederci. Grazie, grazie. Tocca a lei, Federico. Bene, salve a tutti, professor Beghini Federico. Io
Parto con una sintesi di quello che è il lavoro che abbiamo condotto con i nostri ragazzi. Cercherò di essere veloce e perlomeno per inquadrare quello che il nostro gruppo, il gruppo 9, come vedete, è sicuramente andato, sul quale è andato a lavorare. Non so, mi confermate che si vede la slide in condivisione? Confermiamo. Grazie. Due immagini sono fondamentalmente di impatto, di primo approccio. Sulla sinistra vedete un frattale Isola di Koch, per chi se ne intende, ci introduce all'ambiente al grande argomento del coding e quindi ad ambienti di programmazione visuale per la secondaria di primo grado, quali Snap, Scratch e così via. Il salto poi, ovviamente verso destra, è nella cosiddetta robotica educativa. Alcune attività che abbiamo sviluppato all'interno del laboratorio hanno visto proprio partecipe anche il Robot Now e quindi come utilizzare il robot in situazione. Presento velocemente quelli che sono stati gli ambiti un po' dello sviluppo delle nostre attività laboratoriali. CAA, come è già stato citato dalle colleghe dell'altro gruppo, quindi comunicazione per immagini, sequenze temporali, tabelle e mappe. Multimedialità e web, quindi vedremo in azione proprio attività che riguardano il mix audio, la creazione di podcast, audioguide, montaggio video, fotolibri, blog con piattaforme, le conoscete bene, WordPress, Jimdo, Wix, non cito altri nomi, insomma ce ne sono di tutti i tipi. Applicazioni web per il 2.0, quelle che comunemente noi docenti chiamiamo le learning app, e quindi giochi di ruolo, escape room, match visuali. A tutto ciò, avevo già accennato, abbiamo affiancato esempi e studi di approfondimento sullo storytelling, quindi l'arte del narrare, fondamentalmente in due contesti, hands-on, per chi ha seguito un po' il filone della costruzione creativa con i mattoncini, e lo storytelling tramite il coding. Quindi arrivare ad una costruzione di sequenze temporali e ad una narrazione attraverso proprio strumenti di sviluppo. Ultima nostro ambito, insomma, di approfondimento è stato un po' quello, come già accennavo nell'introduzione, della robotica educativa. Ripeto educativa perché non è una robotica di tipo industriale o informatico, e il coding per quello che riguarda ovviamente l'ambito specifico della scuola secondaria di primo grado. Quindi tutti quegli argomenti che vanno dalla modellazione alla costruzione con approcci hands-on, learning by doing, coding e pensiero computazionale, ho aggiunto per tutti perché lo sforzo proprio dei miei ragazzi e del nostro laboratorio è stato quello di pensare ad attività proprio rivolte alla classe, all'integrazione nella classe. Quali sono i processi cognitivi che siamo andati un po' ad esplorare e quali esempi poi di coding abbiamo un po' messo in pratica? Lo vedremo anche nel dettaglio, ma è utile magari focalizzare quel processo di eseguire, quindi eseguire le operazioni aritmetiche, abbiamo simulato una corsa delle tabelline, controllare i click sugli oggetti in un contesto, su uno stage, per chi conosce magari le parole un po' più tecniche del coding, ovviamente mi attivano dei processi di controllo. Implementare, quindi disegnare poligoni, le magie dei frattali, come citavo l'esempio poc'anzi, organizzare, cosa vuol dire? Scomporre e ricomporre per noi, con i nostri ragazzi, per esempio, una storia all'interno di quello che è lo storytelling.
Le presentazioni saranno curate nelle slide, magari che poi condivideremo. Ho indicato quei lavori che i miei corsisti hanno così liberamente deciso di rendere disponibili a tutti. Sono dei link e quindi si vedranno. Presenterà Francesco una attività con flashcard e quindi con la CA. Per la parte multimedialità e web, Laura, con il suo progetto Sento, Posso, Sono e Sarò. Applicazioni web 2.0 ci introdurrà qualcosina Fernanda sul misurare l'arte, il titolo del suo progetto, e poi termineremo con lo storytelling di Nico Marchiori, palestre di scrittura. Vedete le immagini che a scorrere sotto indicano un po' tutto il ci riportano un po' al lavoro che è stato fatto. Robotica educativa e coding, abbiamo Marta Marangon con la sua ape Cicerone. Ecco, a questo punto allora io toglierei lo schermo dalla condivisione e lascerei proprio la parola a Francesco, che ci introdurrà sull'utilizzo delle flash cards sulla CAA e al suo lavoro. Buongiorno a tutti, sono Francesco Flavio, ho conseguito quest'anno la specializzazione presso l'Università di Verona e come lavoro sono insegnante di scienze in un centro di formazione professionale. Io presenterò rapidamente, cioè, due lavori che comunque hanno, cioè, come diciamo punto di sviluppo la CA. Io ho avuto modo di effettuare il mio tirocinio insieme ad una ragazzina con sindrome di Down, un disturbo del comportamento importante di tipo positivo provocatorio, che poi di fatto la portava ad escludersi dalla classe, una disabilità intellettiva, deficit del linguaggio espressivo verbale, e ovviamente una immaturità in quelle che sono le competenze grafomotorie, anche un impaccio motorio. Quali sono state le attività pensate e in buona parte anche realizzare, cioè insieme a questa ragazza, insieme a questa studentessa? E allora vado subito dritto al discorso delle TIC, cercherò di essere rapido. Allora, siamo di fronte ovviamente ad un disturbo del linguaggio importante, ma ad una buona intenzionalità comunicativa. E quindi, cioè, nel senso, abbiamo coinvolgendo il gruppo classe, perché un progetto per essere inclusivo deve coinvolgere la classe, creato delle sequenze di azioni quotidiane utilizzando le flashcard, quindi giocando. E poi abbiamo creato delle sequenze di azioni utilizzando anche le immagini di Medisegni. Abbiamo utilizzato anche le PEX di Arasac per creare quelle che è una routine giornaliera della scuola. E poi il cartellone, prima di cosa fare, perché è importante essere espliciti su cosa va fatto e su cosa invece, cioè su quelle che sono le cose che non, invece i comportamenti che non sono desiderati. I principali momenti della giornata sono stati, diciamo, realizzati anche utilizzando Ara Word. E poi infine ho proposto alla famiglia, anche e soprattutto per una trasferibilità in ambiente casalingo, quindi domestico, l'utilizzo di Attimi Talk, che è molto importante perché è fruibile attraverso il mobile, quindi il tablet, il cellulare, e quindi, diciamo, uno strumento che può essere poi utilizzato quotidianamente dalla ragazza e dalla famiglia. Ovviamente abbiamo fatto più sperimentazioni perché siamo agli inizi, la ragazza non ha ancora familiarità con la CA. Perché abbiamo fatto questo? Abbiamo fatto questo innanzitutto per permettere alla ragazza di comunicare i propri vissuti, i propri bisogni, i propri desideri, i bisogni che sono spesso più legati ad una normalità che una specialità, migliorare l'autonomia scolastica e anche lavorare sull'autodeterminazione, quindi sul poter scegliere, sul poter esprimere appunto
desiderio. E soprattutto, molto importante, è stato cioè, strutturare una quotidianità, quindi una routine giornaliera scolastica. E per quanto riguarda invece l'altro lavoro, che è della mia collega Alessandra Di Vita, il progetto sugli alle della legalità. Ragazzo con microcefalia congenita, ritardo grave, assenza di linguaggio, è stato un progetto che ha coinvolto una scuola alberghiera in Sicilia, e cioè quindi all'interno del progetto c'è stato anche un viaggio, cioè quindi tutta la classe presso questo istituto. Cosa molto bella di questo progetto è stata la creazione di un menù. Perché è importante il menù? Perché quello che dicevo prima è molto importante per questi ragazzi, che si sentono anche in grado di comunicare i propri desideri, i propri bisogni, banalmente, cioè cosa vogliono mangiare. E poi, cosa molto bella, è che il progetto è stato presentato dal ragazzo insieme ad alcuni compagni direttamente, cioè agli studenti della scuola, diciamo, che ha ospitato il progetto in Sicilia. Grazie Francesco per l'intervento. Io lascerei adesso parola a Laura Gaspari, che ci presenta un lavoro sulla multimedialità e web, Sento, Posso, Sono e Sarò. Sì, buon pomeriggio a tutti. Sono Laura Gaspari, una insegnante di sostegno della scuola secondaria di primo grado. E durante il progetto di tirocinio ho seguito un'alunna che frequentava la classe terza con disabilità intellettiva lieve e che mostrava difficoltà nella gestione delle emozioni relativamente alla scuola secondaria di secondo grado. Pertanto il percorso che abbiamo fatto è stato quello di individuare un progetto di orientamento che la aiutasse a riconoscere le emozioni e ad aumentare il senso di autoefficacia e l'autostima. E lei ha buone competenze informatiche e grande gusto estetico, pertanto abbiamo pensato di andare a descrivere quello che è stato tutto il percorso attraverso un sito web, in modo tale che all'interno della classe con il cooperative learning fosse possibile valorizzare queste sue competenze. Sono state quindi create delle piccole redazioni in cui ogni alunno poteva valorizzare quelle che erano insomma le competenze, comunque le preferenze, quindi c'era chi scriveva, chi sceglieva le immagini, chi ha proprio creato il sito, e si tornavano in modo tale che tutti potessero sperimentarsi in questo. E quindi è stato creato questo sito internet utilizzando la piattaforma jimdo.com, che è una piattaforma che permette di creare un siti web gratuiti senza conoscenze di programmazione particolari. È una piattaforma molto intuitiva e facile. I ragazzi hanno creato da soli questo sito, e come potete vedere è stato possibile inserire collegamenti a YouTube, ad altre pagine, qui dove ci sono le parole evidenziate, sono collegamenti ad altre pagine web. Il test che fa riferimento a una learning app che era stata creata per i ragazzi, il QR code nel quale i ragazzi potevano accedere direttamente al test, è possibile inserire gallerie di immagini e quindi hanno potuto inserire i loro lavori. Inoltre Jimdo permette anche di creare automaticamente la versione per smartphone, e per i ragazzi questo risultava molto accattivante. È stata una possibilità quindi di riportare quella che era l'esperienza del progetto di orientamento fuori dalla classe, e quindi agli amici, ai genitori, agli altri docenti. E questo ha potuto appunto valorizzare le caratteristiche di tutti gli alunni e di lavorare anche nell'interazione. E questa proposta è interessante anche relativamente a un discorso di didattica a distanza, in quanto creare un sito web permette a un docente, per esempio in questo menu sono tools anche abbastanza facili questi di Jimdo, per esempio in questo menu dove noi abbiamo classificato le varie attività è possibile per esempio classificare le discipline e magari andare a caricare quei contenuti che diventano di facile fruizione per i ragazzi, ecco, quindi è un buono strumento anche nel caso della didattica a distanza.
Grazie Laura, ti interrompo, introdurrei Fernanda Incoronato con il suo lavoro Misurare l'arte sulle Learning Apps e Web 2.0. Buonasera a tutti, un attimo che attivo il video. Ok. Allora, ecco, allora io ho elaborato questo sito attraverso la piattaforma wix.com, che è molto semplice, molto intuitiva da poter utilizzare, e ho inserito tutte le attività progettate per l'attività nella scuola in una seconda, sia diciamo delle lezioni che sono state fatte in maniera multimodale, multimediale con la LIM, sia dei giochi che hanno utilizzato le learning apps per la verifica, diciamo, degli apprendimenti giocando, sia uno storyboard con tutte le immagini fotografiche, diciamo, delle varie attività fatte durante l'anno, e in cui i ragazzi appunto potevano ripercorrere quali sono state anche le emozioni, adesso non so il perché non parte, e alla fine anche una scheda in cui è stato sintetizzato, si è bloccato, tutto il progetto nelle sue fasi, con gli obiettivi di cooperazione, perché era una classe difficoltosa, gli strumenti analogici utilizzati, anche quelli, le TIC, e il progetto per fasi. Questa ultima parte è stata importante soprattutto per i genitori, perché la mamma di questo ragazzo era molto interessata a capire perché facevamo delle cose e a che cosa servivano. Diciamo che dal punto di vista delle TIC, la cosa più interessante che ho diciamo elaborato grazie al Learning Apps, che è appunto un'app che aiuta l'elaborazione delle verifiche, diciamo, in maniera ludica, sono state appunto queste attività in cui i ragazzi potevano giocare o da soli oppure con gli amici, facendo proprio una sorta di gara. Questo è uno degli esempi. Oppure ho utilizzato invece un video preso da YouTube, ricaricato, tagliato, caricato sempre sulla piattaforma Learning Apps, dove appunto quando il video si ferma si deve andare sull'applicazione, rispondere e poi si va avanti, quindi in maniera molto, diciamo, leggera. E questa è anche un'altra modalità. Questo sito Learning Apps è molto, propone veramente tantissime modalità, tantissime possibilità anche multimodali per poter costruire dei giochi che permettono appunto ai ragazzi di poter esprimere le loro conoscenze in maniera non senza creare quell'ansia che a volte in alcuni ragazzi con difficoltà, questo ragazzo che ho seguito, un ragazzo Phil con spettro autistico, con difficoltà verbali, per cui aveva una difficoltà proprio nel poter esprimere a parole quello che lui sapeva. Invece attraverso questo sistema, in sostanza, lui ha potuto tirar fuori tutte le sue competenze. Grazie Fernanda, scusa se ti interrompo, io lascerei adesso la parola a Nico con il suo lavoro Palestre di scrittura, che avevamo già anticipato precedentemente, è un lavoro sullo storytelling. Esatto, buonasera a tutti, spero che mi sentiate, penso di sì. Un attimo che devo uscire io. Prego, prego. Innanzitutto volevo dire che il mio prodotto TIC non è in realtà un prodotto, ma è un processo TIC che ho raccolto in una pagina Tumblr. Pagina Tumblr perché ho scelto il Tumblr perché è un canale molto usato dai ragazzi, molto usato anche da noi stessi, e quindi mi sembrava lo strumento più accessibile che potessimo usare come mentori.
Non voglio farvi vedere questo, però preferisco linkarvelo in chat, ed è appunto il progetto Palette di Scrittura. Preferisco farvi vedere appunto il processo che ha portato a questa pagina. Vediamo un po' se ce la faccio. No, scusate. Salta. Addio. Un attimo che si carica. Ok, il progetto si chiama Palette di Scrittura, riguarda ovviamente lo storytelling. A chi è rivolto il progetto? È rivolto a una classe con all'interno un alunno con disabilità intellettiva lieve, problemi nella comprensione di linguaggio. All'interno della classe ci sono vari alunni con disturbi di apprendimento e altri alunni con difficoltà relazionali, va bene? Il progetto aveva lo scopo principale, quello della scrittura di un testo, di un riassunto in questo caso, tuttavia aveva anche come sotto scopi quello di far emergere competenze nuove e quello infine della collaborazione tra gli alunni, che abbiamo visto essere molto difficile per le difficoltà relazionali degli alunni stessi. Che cosa abbiamo fatto? Se andate a vedere appunto in chat, vedrete che il prodotto finale è la scrittura di un testo multimediale, in questo caso di un fumetto. Come abbiamo fatto appunto? Se vedete, sono partito dal 4, 3, 2, 1, sono andato a una presentazione a ritroso, quindi scrittura di un testo finale, in che modo? Creando delle scene, vedete appunto la fotografia, creando delle scene attraverso l'uso di un tablet e l'uso di mattoncini Lego. Insieme abbiamo usato, appunto abbiamo individuato delle sequenze narrative, sulla base di queste abbiamo poi creato il testo e quindi utilizzando il metodo del brainstorming e della collaborazione tra i ragazzi. E il primo punto appunto da quale siamo partiti era l'argomento su cui scrivere la storia, appunto. L'argomento appunto giocando con i Lego, giocando con i mattoncini, poi i ragazzi hanno scelto quello che sarebbe stato poi infine il testo multimediale che avrebbero scritto. Quali strumenti abbiamo usato? Innanzitutto è meglio, mi piace appunto dividere gli strumenti in base ai tre livelli di lavoro, ovvero un livello manipolativo, un livello hands-on, un livello mano in pasta, che riguarda appunto l'uso dei mattoncini Lego, in questo caso anche del Lego Education Story Maker, ma sulla base vera e principale del nostro progetto è proprio l'uso di mattoncini, il gioco. Il livello della scrittura, quindi la tecnologia informatica, l'uso dei tablet, dei cellulari, per quanto riguarda la fotografia, per quanto riguarda anche la videoscrittura, ovviamente la lavagna, i fogli di carta. E infine un programma open source che si chiama Lego Story Visualizer. Grazie Nico del tuo intervento. L'ultimo intervento di Marta Marangon con Buzz ci guida l'ape Cicerone, un prodotto di coding e storytelling digitale, lo chiamiamo storytelling digitale, cioè uno storytelling con strumenti proprio di coding. Sì, buongiorno a tutti. Appunto io ho realizzato un storytelling digitale per l'alunna che ho affiancato, un'alunna di prima, di secondaria, di primo grado con disabilità intellettiva lieve. Attraverso quindi un programma, un software che state vedendo, MakeAblock, un software di programmazione attraverso blocchi di comandi, abbiamo realizzato una videoguida della città di Sirmione, finalizzata inizialmente ad un'uscita didattica che poi non è stata realizzata a causa della didattica a distanza. In questo modo abbiamo cercato di sviluppare nell'alunna una capacità di ragionamento e di rispetto della sequenzialità logica che permette la realizzazione di un'animazione vera e propria. Per far questo, un attimo soltanto, vi faccio vedere quello che abbiamo realizzato, quindi questo mini video in cui l'alunna ha scelto il personaggio, quindi che rappresenta se stessa l'ape, gli sfondi e dei comandi per movimentare, per muovere questo personaggio. Quindi attraverso alcuni semplici comandi l'alunna ha registrato degli audio appunto per realizzare questa guida. Abbiamo pensato che fosse importante proprio per, solo fermo l'audio, scusate, eccoci qua, e quindi la realizzazione di questi blocchi simili ai Lego ha fatto in modo che fosse chiaro il concetto che i tentativi ed errori
da risolvere fossero importanti per rispettare una sequenzialità logica fondamentale per la realizzazione del video, che altrimenti non sarebbe stato possibile realizzare. Ecco, quindi l'importanza della logica, il coding lo evidenzia in pieno, diciamo. Ecco, questo in molto sintesi. Grazie Marta. Abbiamo concluso quindi i nostri interventi su quegli aspetti che avevo sottolineato come un po' guida del nostro lavoro e operato nel laboratorio. Posso lasciare a questo punto la parola a Luciano per il proseguio. Grazie e un saluto a tutti voi. Professor Calbi, cominci pure. Buongiorno a tutti. Allora, sono il professor Calbi. Volevo introdurre la parte relativa alle TIC del gruppo 14. Allora, diciamo, intanto vi condivido lo schermo. Interverranno nella presentazione il professor Camparsi Andrea e la professoressa Ferrari Giulia. Voglio innanzitutto sottolineare l'importanza durante le 50 ore di TIC dell'utilizzo della piattaforma G Suite per condividere e per collaborare anche a distanza, condividere il materiale e i prodotti multimediali dei corsisti. Durante la lezione infatti sono state create e condivise delle cartelle Drive all'interno delle quali, attraverso i documenti Docs e dei fogli Excel, i fogli di Google, abbiamo condiviso tutto il materiale, diciamo, didattico. Durante il laboratorio abbiamo affrontato diversi argomenti, tra cui sperimentato diverse tecnologie, tra cui l'ebook, programmi di video editing, software di presentazione, siti e blog, applicazioni web, modellazioni 3D, la realtà virtuale e aumentata e il coding. I corsisti che interverranno sono il professor Camparsi Andrea, che ci parlerà, ci presenterà il suo prodotto multimediale attraverso l'utilizso del EPUB Editor, e la professoressa Giulia Ferrari, che ci parlerà dell'utilizzo di Book Creator, sempre riguardo l'ebook. Passerei la parola appunto al professor Camparsi Andrea. Ecco, buonasera a tutti, avevo dimenticato di attivare l'audio. Eccomi. Mi sentite? Sì? Sì, la sentiamo. Va bene. Quindi, sì, il mio lavoro si intitola Per una filosofia inclusiva, un esempio operativo. Io appunto ho frequentato il TFA di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado e ho pensato a un lavoro inclusivo di filosofia, in quanto lo studente che appunto ho seguito durante il mio tirocinio è uno studente del terzo anno del liceo artistico, quindi uno studente con un disturbo dello spettro autistico che si trova di fronte al problema appunto di una materia così concettuale come e anche astratta, appunto, come la filosofia. Quindi ho pensato che un ebook potesse essere un prodotto adatto per cercare di includere nella filosofia appunto questo studente. Un ebook che poi ho voluto anche ampliare verso un quiz di Kahoot per far sì che tutti gli studenti, tutti i compagni dello studente appunto potessero con questo ragazzo condividere un momento metacognitivo, un momento di ripasso. Comunque adesso io condivido sullo schermo, ecco qua, il mio prodotto TIC. Come vedete appunto l'ebook dà la possibilità di presentare proprio un libro con vari capitoli, una copertina appunto, e poi vari capitoli, a iniziare con un capitolo introduttivo che ho voluto intitolare Che cos'è la filosofia,
è molto semplificato, però ho deciso anche di utilizzare una grafica semplice, elementare, per cercare di rendere il più diretto possibile appunto lo studio e la lettura di un testo così. Quindi con immagini, con brevi didascalie, delle cartine, e poi al termine di ogni capitolo un esercizio o anche più esercizi, di solito esercizi magari a risposta multipla. Vedete appunto, questi sono esempi. Andrea, non riusciamo a vedere la presentazione. Ah. Vediamo, io ho cliccato sulla condivisione dello condividere lo schermo. Condividi, vediamo, forse adesso la vedete? Sì. Ecco, allora sì, appunto, dicevo, l'EPUB diviso in capitoli, l'EPUB Editor, appunto, questo libro diviso in capitoli. Che cos'è la filosofia? Passiamo subito al secondo capitolo, per esempio, i filosofi della natura. Vediamo se si carica. Ecco, allora vedete, brevi testi con delle immagini, ho poi anche collegato alcuni video da YouTube, e poi per esempio qui con i filosofi della natura, gli elementi, l'acqua, l'aria, il fuoco, la Peyron, e appunto dopodiché esercizi sempre con semplificati appunto con immagini anche, e poi per esempio anche un capitolo su, ho pensato a un capitolo su Platone e il cosmo per Platone, con anche delle immagini che ecco, hanno chiamato anche i poliedri, che richiamano appunto gli elementi. Quindi, e poi al termine del, questo è un esempio, ecco, potrebbe anche essere molto più lungo, poi durante l'anno il docente di sostegno, poi in collaborazione con il docente di materia, può logicamente implementare il lavoro, quindi aggiungere anche altri capitoli, e quindi durante l'arco dell'anno il ragazzo poi si troverà pian piano a sviluppare con il docente di sostegno un percorso e anche appunto potremmo dire un libro, ecco, un libro online. E poi alla termine ho pensato che il ragazzo può diventare il conduttore stesso di un quiz, che può essere un momento di ripasso per tutti, e quindi un link che manda a un test di Kahoot, a cui i ragazzi, quindi anche con lo smartphone, possono collegarsi per fare un ripasso. Quindi è più un momento metacognitivo per i ragazzi e un momento anche inclusivo invece per lo studente con disabilità. Da qui appunto, qui inizierebbe appunto il test, ma forse... Ecco, e poi i ragazzi inseriscono il codice per partecipare. Vediamo se riesco a farvelo partire. Adesso non riesco a... Comunque sì. Un attimo che spengo. Scusate. Ecco. Sì. Posso... Mi sentite? Sì, sì, Andrea. Ecco, quindi questo appunto potrebbe essere, ho pensato a un esempio, visto che il problema principale per quanto riguarda la filosofia, io sarei appunto insegnante di filosofia e storia, è che quello che ho notato, mancano testi inclusivi per questa materia che è così concettuale. E secondo me l'EPUB potrebbe essere un primo passo verso appunto un'introduzione inclusiva della filosofia anche per appunto le disabilità, come per esempio in questo caso la disabilità dello spettro autistico. Grazie. Grazie Andrea. Io direi di passare la parola alla professoressa Ferrari e Giulia. Buongiorno, sono Giulia Ferrari, mi pare di aver condiviso lo schermo, l'ho condiviso, ditemi.
Sì, Giulia. Sì. Ok, benissimo. Allora, io ho fatto anch'io la TFA sulla secondaria di secondo grado, ho svolto il mio tirocinio in una classe prima, alberghiero, dove ho seguito un ragazzo con diagnosi di DDI e ritardo mentale moderato. La classe si presentava molto turbolenta e questo ragazzo in particolare aveva problemi di comportamento uniti a una difficoltà di concentrazione, comprensione del compito e anche di relazione con i compagni. Quindi, insieme agli insegnanti e ai tecnici di laboratorio, abbiamo scelto di focalizzare il nostro lavoro, il mio intervento, nelle ore di laboratorio di cucina e sala, dove c'erano più problemi sia di gestione comportamentale che di interazione con i compagni, che problemi proprio dovuti al fatto che c'era il lavoro in piccolo gruppo, in serie e in parallelo. E il ragazzo che seguivo aveva molta difficoltà a inserirsi costruttivamente in questo contesto. Quindi ho cercato di sia fare delle attività, abbiamo sempre lavorato in classe, con tutto, con un piccolo gruppo, perché nelle ore di laboratorio la classe veniva divisa a metà, una parte faceva cucina, una parte faceva sala. Io ho lavorato sempre nella metà dove c'era il ragazzo che seguivo, eravamo in otto e lui ho sempre lavorato con la classe intera, e cioè con questo gruppo. Poi con la classe intera ho svolto un altro tipo di lavoro in modo da non lasciare fuori nessuno. Questo è, ho usato praticamente questo tipo, questo programma che è Book Creator, e ci ho messo dentro la comunicazione aumentativa per aiutarlo a comprendere le ricette che facevamo e anche il lavoro di sala. Adesso lo sfogliamo insieme. Ecco, allora, nella nuvola di parole ho coinvolto tutta la classe, perché siamo partiti dal perché si fa l'alberghiero. Quindi qui, visto il tempo che abbiamo poco a disposizione, non vi faccio vedere il video, però è un video fatto a un'intervista a mo' delle Iene, che è stato fatto a 6-7 ragazzi della classe, incluso il ragazzo che seguivo, in cui i ragazzi liberamente hanno strutturato delle domande e delle risposte e dicendo perché hanno scelto questa scuola. Poi successivamente, qui viene proprio la parte della comunicazione aumentativa, in cui io ho strutturato dei supporti visivi per questo ragazzo, in cui lui potesse avere per ogni ricetta gli ingredienti da prepararsi e poi il procedimento della ricetta. Questi sono tutti gli ingredienti. Allora, scusate che ho scorso troppo in fretta, ma ci sono sia l'attrezzatura della cucina, che è molto importante per non pestarsi i piedi in cucina, ecco, quindi bisogna prendere tutto e ognuno sa cosa gli serve, perché lui doveva lavorare in serie, quindi aveva solo un passaggio della ricetta, aveva tutto ben presente, ma sapeva cosa doveva fare lui e cosa dovevano fare gli altri. Scusate. Scusate perché a volte non, ecco, senza mouse. Ecco, poi gli ingredienti e il procedimento. Il procedimento era diviso a gruppi, alcuni ragazzi facevano una parte del procedimento, altri un'altra. Lui poteva lavorare sia in serie, come ho detto prima, cioè sapere cosa veniva prima e cosa veniva dopo, e in parallelo, cioè in squadra con altri ragazzi. E scusate che sono andata troppo avanti. Qui vi faccio vedere, questo è un piccolo collage che ho realizzato, vediamo se parte, ecco, ho realizzato con Bifunky College, con delle foto che ho fatto con il cellulare in cucina. Tutti i ragazzi hanno dato il consenso a essere ripresi e sono stati anche molto contenti di questa cosa. È stata una grande soddisfazione. Poi qui c'è proprio una ricetta vera e propria fatta nella stessa modalità della precedente, e alla fine ho realizzato un video con l'altra parte della classe che non avevo coinvolto e l'abbiamo realizzato insieme. Alla fine, sì, qui ci sono i fuori onda dell'intervista e qui ci sono i progetti che questa scuola fa dedicati alla disabilità e aperti anche ad altri ragazzi, quindi progetti realmente inclusivi, nel senso che ci sono delle parti
dedicate solo a ragazzi anche con disabilità grave, che però imparano a fare delle cose che gli consentono poi di essere inclusi in tutti i laboratori e le attività che fa la scuola al suo esterno. E questo è, scusate perché ogni tanto si blocca, questo è il progetto Wow che cucina, che è praticamente un progetto di visual food, cioè come realizzare del cibo bello da vedere in occasione di convegni o altre manifestazioni. Include dei passaggi semplicissimi che tutti i ragazzi riescono a imparare a fare. E l'ultimo invece, se riesco, madonna, sì. L'ultimo, ecco, è sempre questo il progetto Wow che cucina, l'ultimo è il tortellaio matto. È un progetto che questa scuola ha realizzato presso un pastificio di due fratelli, in cui vi faccio vedere il video molto velocemente, magari ve lo scorro solamente, se si carica. Ci sono ragazzi disabili che imparano, solo ragazzi disabili, questa è una cosa solo per loro, mirata all'inclusione, perché loro imparano dei passaggi semplici per lavorare in un pastificio in completa autonomia. Quindi preparare le sfoglie, creare dei ripieni, chiudere i tortellini, tagliare il grana, tutte cose che possono preludere a un inserimento lavorativo. Ecco, io ho scelto questa scuola proprio per questo, perché sta lavorando moltissimo per l'inserimento lavorativo dei ragazzi. E tutti i ragazzi che vedete in questo video sono ragazzi con disabilità. Che fanno lavori, come vedete, molto semplici, ma che sono utilissimi in una gastronomia o in un posto dove si lavora a catena la filiera alimentare. Ecco, io ho finito. Grazie Giulia. Continuo la mia presentazione facendo vedere un altro prodotto multimediale ideato dalla professoressa Marica Callea, intitolato Culturopoli. Allora, Culturopoli non è altro che una rivisitazione del gioco Monopoli adottato, utilizzato, diciamo, incentrato su un ragazzo di primo superiore con delle difficoltà lievi. Allora, i programmi utilizzati per ideare Culturopoli sono stati ThinkLink, che è un programma di una piattaforma gratuita per creare delle immagini bidimensionali, ma anche tridimensionali, interattive, in questo caso una immagine bidimensionale, dove all'interno dell'immagine possono essere inseriti dei punti di interesse. In questo caso, come vedremo, sono le domande e in più una calcolatrice online. Per muoversi sul tabellone, la corsista ha utilizzato Scratch. Vediamo brevemente il progetto. Quindi, in alto a sinistra vedete il simbolo del dado, attraverso la programmazione a blocchi, quindi un linguaggio di programmazione molto semplificato, ha ideato una sequenza numerica casuale. Quindi cliccando sul dado compare un numero appunto casuale, 5, il ragazzo, quindi sia il ragazzo con disabilità, ma il ragazzo con tutta il ragazzo della classe, può muoversi all'interno del tabellone di Culturopoli. Ad esempio, in questo caso era 5, si controlla il tabellone e all'interno di ogni casella c'è appunto la domanda. Cliccando sulla domanda si aprirà la piattaforma utilizzata è Quizzes, anche qui è una piattaforma gratuita molto simile al noto ormai Kahoot, per realizzare quiz, quindi con la possibilità di giocare in multiplayer, ma anche soprattutto in tempo reale. In questo caso compare la
fare la prima domanda. Il ragazzo risponde alla domanda. Se secondo la professoressa, se la risposta fosse stata, in questo caso, sbagliata, torna al punto di partenza. In caso contrario, continua a giocare, continua a giocare a Culturopoli. Tra i vari punti di interesse, c'è anche la possibilità di utilizzare la calcolatrice online e soprattutto anche cercare con Google Earth i punti, diciamo ad esempio il Teatro Romano, l'Arena, presenti all'interno di Culturopoli. Io direi di saltare il prodotto della professoressa Faccin Deborah, perché ha utilizzato alcuni programmi che hanno presentato già i colleghi, come Learning Apps, Powtoon e Adobe Spark. Io direi di vedere il prodotto I Promessi Sposi della professoressa Turinianna. La professoressa Turinianna ha utilizzato un software, Marvel App, che è molto simile, è più efficace da utilizzare con gli smartphone, quindi è una vera e propria applicazione dove muoversi all'interno di questa applicazione la professoressa ha creato varie sezioni, tra cui un tour virtuale che vedremo brevemente, un quiz e una galleria. Io direi di vedere il tour virtuale, uno dei tanti programmi utilizzati durante il corso è stato quello di Tour Creator. Tour Creator è sempre una piattaforma gratuita, un ambiente di apprendimento dove si possono inserire delle immagini, quindi prendere delle immagini da Street View oppure creare delle immagini tridimensionali. La particolarità qual è? Una è quella di vedere quindi la realtà aumentata perché all'interno dell'immagine a 360 gradi lo studente può inserire dei punti di interesse che possono essere dei testi oppure delle immagini oppure anche degli audio, che in questo caso non ci sono. Perché coinvolgente? Perché comunque il 3D, la realtà virtuale, è un argomento che appassiona tutti gli studenti, quindi utilizzare la tecnologia, utilizzare questo programma può motivare gli studenti a studiare degli argomenti magari che possono non abbastanza noiosi per gli studenti stessi. Cosa ha fatto la professoressa? Ha preso delle immagini reali, quindi del XXI secolo, ad esempio la cappella di Don Abbondio non si apre, la casa di Lucia, e all'interno ha inserito i punti di interesse con un pezzo, diciamo, dei Promessi Sposi. Ok. Sì, l'altro prodotto multimediale della professoressa Faccin Deborah, come ho detto, non lo vediamo perché ha utilizzato alcuni programmi che già i colleghi hanno mostrato in precedenza. Volevo ringraziare la partecipazione non solo dei due corsisti che hanno lavorato e hanno dato l'adesione, quindi hanno contribuito a questo intervento, ma ringraziare tutti i corsisti che hanno veramente fatto dei lavori unici, dei lavori innovativi e anche originali. Ecco, il mio intervento si chiude qui, non so se direi di intervenire il professor Fusillo. Grazie professor Calbi, aspettiamo il professor Fusillo. Eccolo.
Si sente? Sì, la sentiamo, professor Fusillo. E si vede? Per ora si vede ancora il video del professor Calbi, che deve probabilmente uscire. Adesso va bene, perfetto. Scusate. Ecco, allora io intanto si vede il video che ho condiviso? Sì, lo vediamo. Bene, intanto io vorrei... Parto? Sì. Può partire. Sì, sì, grazie. Allora intanto vorrei ringraziare il professor Lascioli e Pasqualotto per questa opportunità, perché nell'ambito del ragionamento di condivisione di buone pratiche e di esperienze credo che sia un valore veramente forte quello di poter mettere insieme tutte queste proposte e queste idee. E io mi sono accorto, essendo l'ultimo per forza, che abbiamo tutti condiviso alcuni valori, no? L'apprendimento attivo, abilitare al pensiero creativo, stimolare più canali sensoriali, utilizzare, andare a incontrare le diverse memorie e intelligenze, quindi mettere in moto capacità di processi personali e in una didattica partecipata. Ho l'impressione che ci sia un filo conduttore che raggiunge un po' tutti. E io, sono un po' un fautore del software libero e in questo corso ho cercato di far conoscere ai corsisti le potenzialità del software libero. Questa piccolissima presentazione serve appunto a chi ci segue anche di informazione, se vuole andare a mettere il naso, diciamo, nelle risorse che diciamo, a differenza di chi mi ha preceduto, in gran parte, non del tutto, perché alcuni corsisti hanno usato le app che sono state descritte, non c'era nessun integralismo, ecco. Però la conoscere quanto si può fare con un software libero residente nella propria macchina è abbastanza importante, perché gli applicativi residenti sono applicativi che vanno anche senza la necessità di internet, applicativi multipiattaforma che funzionano sulle macchine a prescindere dal sistema operativo che hanno, quindi quello che hanno i ragazzini gli funziona, a parte Android, che secondo me è un altro discorso, il tablet a scuola io non lo vedo molto male, una bassa necessità hardware, vista le dotazioni delle scuole e spesso dei PC che hanno i ragazzi, specialmente con non tanto o denaro, ecco il fatto di poter distribuire questi software anche ai ragazzini e poter lavorare tutta la classe con degli applicativi circolari, chiamiamoli così. Ecco, io ho introdotto con questa diapositiva un ragionamento, chi vuole approfondire per non rubare spazio a chi mi sta dando una mano, e ringrazio la professoressa Sara Romani, la professoressa Giulia Sordin. Infatti io ho una presentazione di 4 diapositive velocissime. Chi vuole approfondire vada nel sito inclusioneindire.it, che è questo, dove accidenti è scaduto. Prolunga la sessione, eccola qua, Ministero dell'Istruzione, perché deve entrare, prima ero entrato praticamente è il corso che abbiamo fatto con il Ministero per far accedere gli insegnanti all'acquisizione di gli ausili per i ragazzini. Questo corso è abbastanza importante, nel quale io declino molto bene questa questione, e oggi invece vedrete solo alcune cose. Le risorse che abbiamo utilizzato, appunto il software libero che abbiamo utilizzato, è tutto scaricabile dal mio sito. Ho sentito molto, con molta soddisfazione, che tanti usano Raward. Raward lo scaricate dal mio sito, perché io l'ho ridotto in portabile, anzi dico qui ai presenti che Raward su Windows 10 non funziona più tanto bene per la questione degli aggiornamenti di Windows, che ha buttato fuori un sacco di software, compreso Raward residente. Quello portabile non ha questo problema, si porta appresso sia i simboli, che come ha detto qualcuno prima di me possono essere implementati, e sia tutte le risorse interne, Java e quant'altro. Quindi nel portabile voi potete continuare ad usare Raward, metterlo su tutti i PC che volete, implementare nuove immagini
e come mi sono accorto è fantasticamente utilizzato nella scuola. Vi dico solo un numero, è stato scaricato 23.000 volte da questo mio sito. Per capire l'importanza, adesso siamo 135.000 insegnanti in Italia e quante volte potrà essere stato replicato, per capire l'impatto che ha avuto. Parliamo di facilitazione comunicativa, non solo di CA, perché diciamo la CA ha anche un aspetto molto clinico. Nella scuola comunque la facilitazione comunicativa, anche chi mi ha preceduto ha potuto confutare quanto è importante utilizzarla. Da qui scaricate anche il pacchetto EasyDida. EasyDida è un pacchetto con software libero per la didattica, con redatto di videoguide e addirittura la parte portabile, potete lasciare una chiavetta, i vostri software ce li avete appresso. Come dire, mi sono molto preoccupato appunto della povertà, chi non ha internet, chi non ha computer performanti, software libero permette di realizzare tantissime cose. Poi si possono andare anche con altri sistemi. E i programmi coinvolti qui nelle presentazioni che vedrete sono Ara World e Simca, perché Simca è la versione più aggiornata, è andare sul web. Con Simca è praticamente un'applicazione web e fa quello che fa Ara World e fa di più, perché ha l'ambiente tipografia, in più ha le sintesi vocali. Stiamo lavorando per aumentare il plafond dei simboli, che all'oggi sono circa 15-17.000, ma con gli ultimi aggiornamenti dovremo superare i 20.000, in quanto ce ne sono circa il 30% di quelli prodotti non sono ancora tradotti in italiano. E Simca ha anche le sintesi vocali. Scrivete Simca su internet e andate a provarla nell'ambiente di demo. Abbiamo usato Ara World perché, come avete visto prima, permette di superare i problemi di comunicazione complessa, e sono stati estrapolati i contenuti e portati dentro Open Board, che è uno strumento per gestire le LIM, tutte le LIM di qualsiasi marca a prescindere dal sistema operativo. Non so se capite che valore ha questa cosa qui, significa passare i lavori da una LIM all'altra, da una classe all'altra, da un anno all'altro. Non solo, estrapolarli come video lezione, se vogliamo architettare una video lezione, o estrapolarli in presentazione, cosa che ha fatto appunto la Sara Romana e ci racconterà dopo. Open Board va su tutti i sistemi operativi, non ha tutte le funzioni sofisticate degli altri software, ma il bello è che lavorano i ragazzini sul loro PC e ti portano il lavoro o elaborato o fatto. Ecco, diciamo, uno dei grandi contenuti di queste attività è la partecipazione, sia nel lavoro di Sara sia nel lavoro di Giulia Zordano. E poi vedrete un programma per fare video lezioni che si chiama Cam Studio, che è dentro EasyDida. Basta un clic e registrate una video lezione dal vostro PC, anche un PC molto scadente. E un sito internet che però raccoglie un'attività didattica molto elaborata, che è stato prodotto da Giulia Zordan. Ecco, la cosa che contraddistingue questi due lavori, poi mi taccio perché non voglio rubare il tempo alle nostre collaboratrici, è il discorso sulla collaborazione e cooperazione di tutte le due attività che hanno realizzato nella classe. È una cosa che a me premeva tantissimo, è che queste attività nascessero da un progetto, da un'idealità, non solo digitale, non solo TIC, ma anche vita vissuta, cose da palpare, in modo che i ragazzini vivano il digitale come un prolungamento di quello che è la realtà che si tocca, ecco, che si fa. Ecco, tutte e due queste attività hanno prodotto idealmente delle cose, hanno prodotto anche fisicamente, e poi le hanno trasferite in un mondo digitale. Ecco, secondo me in questo mondo moderno c'è anche bisogno di tenere i piedi per terra, cioè sentire quanto pesa un chilo, se l'acqua bagna, se il fuoco scotta e la fatica che si fa a correre, perché questi ragazzini, secondo me, siamo qui ad insegnare sulle TIC, però non voglio enfatizzarle come strumenti per la didattica, vanno ricondotti dentro un loro luogo. È importante che ci siano questi elementi. A me sono piaciuti questi lavori, devo essere sincero, mi sono piaciuti, come hanno detto anche gli altri colleghi, tantissimo, anche altri lavori. Mi dispiace non poter presentare chissà cosa, perché veramente il tempo è tiranno e
ma mi sono piaciuto tantissimo questi lavori perché sono partiti dal fare e sono arrivati alla potenzialità digitale, allargandosi anche al web, nel discorso del sito internet e così. Direi che sono rimasto abbastanza nei tempi. Sara Romani ha fatto un lavoro, infatti, come vedete, proprio con le mani in pasta, ha parlato della germinazione, l'ha fatta diventare anche una villa d'elezione. E appunto, mi ripeto, la Zordan ha lavorato su questo sito che è stato fatto con Jimdo, che io ho proposto, perché è gratuito, viaggia su qualsiasi piattaforma, voglio dire smartphone, PC e tablet, si combina, è molto facile da usare, lo usano i ragazzini. E un'altra cosa che mi premeva dire, attenzione alla privacy. Io ho ripetuto alla noia, se noi vogliamo che i nostri prodotti siano pubblici, siano nostri, possiamo scaricarli, fare quello che vogliamo, darlo, diffonderlo, è proprio per questo che RaWorld può farlo, è perché usa pittogrammi liberi dai diritti d'autore. Produciamo anche noi cose libere dai diritti d'autore, così possiamo includerle dentro alle presentazioni online e quant'altro, e possono appunto essere partecipati e condivisi, come diceva la Scioli, perché altrimenti le cose che sono protette dai diritti d'autore, perché usiamo immagini, video, audio e suoni degli altri, non possiamo farlo. Ecco perché questo RaWorld sta volando, perché queste immagini sono libere, noi possiamo fare dei libretti, degli ebook, quello che vogliamo, e diffonderlo. Questo è un valore per la scuola, la diffusione e la condivisione, perché se siamo qua in più di 200 ad ascoltarci è perché vogliamo condividere, quindi quando facciamo delle cose, se riusciamo a condividere, questo è un grande valore. Io dico grazie per l'attenzione, ma casomai intervengo dirò qualcosa, e lascio la parola dopo 7 minuti, che è stato bravissimo, alla Sara, e gli lascio assolutamente campo libero. Speriamo che possa entrare. Sara? Sì, ci sono, professore. Ecco, la ringrazio per essere fra noi. Ecco, ci racconti, ecco, faccia a lei una narrazione un po' tecnica, un po' non tecnica, di che cosa ha fatto. Allora, vorrei condividere lo schermo. Allora, devo togliere la mia condivisione, vero? Grazie. Stop share. Benissimo. Ecco, così possiamo vederla? Sì. Eccomi. Ecco, magari abbassando il monitor così la vediamo tutta. Perfetto, grazie. Grazie. Di essere fra noi. Prego, grazie, ci racconti. Allora, volevo vedere con voi il mio prodotto Open Board. Ho scelto di lavorare con Open Board perché mi è sembrato uno strumento assolutamente inclusivo. Io ho fatto il mio progetto di tirocinio in una classe prima, che era una classe molto molto difficile, con tante situazioni di fragilità educativa, al di là proprio del caso di chi seguivo, ecco, dell'alunno certificato. Tra l'altro, in una classe prima era molto importante creare il gruppo classe, che assolutamente non c'era, perché c'erano delle situazioni, sia dal punto di vista economico che culturale che sociale, estremamente diverse. E quindi ho deciso di fare con loro un progetto estremamente pratico. Abbiamo piantato dei semi di mais e di fagiolo, ne abbiamo osservato la germinazione, ne abbiamo visto le caratteristiche delle due piante, e poi la conclusione del progetto sarebbe stata quella di piantare tutte le nostre piantine nell'orto della scuola. Ecco, purtroppo questo non è stato possibile perché poi c'è stata la chiusura della scuola. Quindi ho deciso un po' di documentare tutte queste fasi del progetto che hanno visto una grande partecipazione proprio dell'intera comunità scolastica, ad esempio dei volontari della falegnameria oppure dei volontari poi dell'orto nel momento in cui saremmo potuti uscire nell'orto della scuola. È stato documentato questo progetto utilizzando delle fotografie e dei video fatte dai ragazzi stessi.
E tutto questo racconto è finito in questo strumento che è Open Board. A me è piaciuto molto perché è uno strumento che permette di utilizzare linguaggi diversi e vi mostro. E qui ad esempio vedete nella prima pagina della presentazione c'è il titolo, c'è l'immagine e c'è poi una frase: tutte le piante germogliano da un seme, che è scritta anche utilizzando la comunicazione aumentativa alternativa. E ho deciso di utilizzare la CAA non solo per poter spiegare meglio al ragazzo con disabilità ciò di cui stavamo trattando, ma anche per permettere ai ragazzini con di madrelingua non italiana, che erano appena arrivati in Italia, di capire quello che si stava facendo in classe, in particolare il lessico della microlingua, che era molto complesso per lui, per loro. E ho visto che è stato estremamente funzionale utilizzare la CA con loro. E, ecco, quindi nella documentazione del racconto del nostro progetto abbiamo rivissuto tutte le fasi, dalla fase iniziale, da quando abbiamo piantato proprio i semini. Quindi in tutte le slide che vediamo abbiamo sia la frase in comunicazione aumentativa alternativa sia le immagini scattate dai ragazzi. Questo che vedete è invece un video girato con la collaborazione del ragazzo con disabilità. Ecco, quindi lui ha proprio partecipato, ecco, da protagonista a questo progetto, e abbiamo anche scoperto un suo talento da attore che non sapevamo avesse. Ecco, abbiamo poi confrontato i due tipi di semi e mi piaceva molto di Open Board il fatto che si possa anche lavorare con colori diversi, perché qui sotto ci sono proprio tutti degli strumenti come l'evidenziatore, la gomma, la penna, la matita, l'inserisci simbolo, che mi permettono di lavorare proprio sulle immagini. Ecco, alla fine si possono anche inserire dei giochi interattivi e quelli li abbiamo utilizzati in classe per verificare il grado di apprendimento dei ragazzi, cioè quanto avessero capito, e li abbiamo utilizzati in modalità cooperativa. È stato veramente interessantissimo vedere come questi ragazzi a piccoli gruppi collaborassero tra loro per la risoluzione di questi quesiti, tra l'altro di difficoltà graduata, e anche questo io lo trovo veramente molto funzionale pensando alla realtà di quella classe, ma non solo di quella classe, perché c'è da un memory in cui devo abbinare un termine della microlingua al suo significato, quindi ad esempio il dicotiledone, radici con una grande parte, no? Ecco, e così via. Ma anche un esercizio di matching, di collegamento tra le caratteristiche del seme monocotiledone, dicotiledone, del fagiolo e del mais. Poi esercizi anche un po' più complessi come la scelta multipla, oppure questo esercizio sempre di collegamento e qui Open Board mi permette addirittura di disegnare vicino ad ogni termine della microlingua una piccola immagine in modo da poter aiutare il ragazzino con anche il codice visivo. Ecco, per capire la grande varietà di strumenti che si possono utilizzare, alla fine ho anche inserito il link al sito dell'Enciclopedia Treccani Ragazzi. Quindi veramente questo lavoro mi ha permesso di far partecipare l'intera classe alla buona riuscita di questo progetto. Ecco, tra l'altro è stato molto bello perché i ragazzi hanno potuto rivivere tutte le tappe del loro percorso di quei mesi e quindi avere un buon ricordo di quello che hanno vissuto, e questo è stato veramente importante per sviluppare in loro lo star bene a scuola. Un altro prodotto che ho creato è stata la video lezione.
utilizzando CamStudio, che anche questo è un software libero, assolutamente molto facile da usare. Io infatti confesso di non essere granché abile con le tecnologie, ma non ho trovato grandi difficoltà nell'utilizzo di questi strumenti. Ecco, con CamStudio io registro ciò che ho sullo schermo del mio computer e posso muovere il cursore che nella registrazione diventa un pallino giallo. Adesso ve lo faccio vedere e nel frattempo posso anche registrare la mia voce. Ecco, non si sente. Non l'avete sentito. Comunque, insomma, era la mia voce semplicemente che leggeva ciò che c'è sulle slide. E questi file, che lo trovo molto utile, possono poi essere caricati sul registro elettronico, in modo che diventino uno strumento che i ragazzi utilizzano anche a casa, nello studio autonomo, o anche nel progetto dopo scuola esistente nella scuola dove ho fatto il tirocinio, che quindi aiutasse anche i collaboratori del dopo scuola a capire ciò che veniva fatto in classe e ad aiutare i ragazzi in modo più funzionale. Ecco Sara, lei non solo ha fatto queste cose digitali, però ha fatto anche una presentazione in PDF, cioè l'ha portata sulla tecnologia semplice, cartacea, cioè stampabile, perché insomma cercavamo di avere anche questa medialità, cioè la carta, no? la possibilità di poter sfogliare e attaccarlo. Perché, ha utilizzato OpenBoard stesso o ha trasferito le slide? No, io ho semplicemente con OpenBoard ho salvato. Perfetto. E sì, perché OpenBoard ha anche questa possibilità di importare immagini PDF o di esportare PDF o di esportare se stesso in altre parti. Adesso, giusto per chiarire a chi ci guarda, voi avete visto l'ambiente editor di OpenBoard della signora, più che l'ambiente fruizione. Però c'è da dire, lei l'ha usato sulla LIM o sui PC dei ragazzini? Entrambi i casi, perché i giochi sono stati fatti sui PC, mentre alla LIM abbiamo proiettato poi le slide per vedere. Infatti, questo è bello perché essendo software libero posso distribuirlo, installarlo sui PC, a prescindere dal sistema operativo, loro possono trasferire i file da una parte all'altra arricchendoli di cose, perché poi piano piano i ragazzini imparano ad usarlo e quindi, come dire, smanettano, giusto? Abbiamo altri 3 minuti, Sara. Cosa si può aggiungere a questa trattazione? Risorse per il compagno, ho letto nella sua relazione. Sì, allora io ho cercato di capire intanto quello che l'ambiente in cui ero mi poteva offrire per riuscire a gestire questa situazione un po' complessa. Quindi ho capito che nell'ambiente in cui mi trovavo intanto c'era un buon team docenti con cui avevo instaurato un buon rapporto e alcuni di essi si erano mostrati molto collaborativi. Poi c'erano molti progetti rivolti proprio all'inclusione, come la falegnameria, l'orto, il doposcuola pomeridiano, ma poi ho cercato anche di sfruttare quella che è la risorsa pari, la risorsa compagni, soprattutto perché era una prima media, quindi bisognava assolutamente creare il gruppo, e poi perché la situazione era veramente molto complessa e molto eterogenea. Quindi cercavamo di perdere sia i molto bravi, sia invece chi aveva delle grandi difficoltà del carattere più vario, linguistico, emotivo, cognitivo, relazionale. Quindi, scusi Sara, siccome un altro minuto solo. Per far vedere la semplicità di uso di OpenBoard, ci ha presente in mente OpenBoard sulla lavagna, perché vedo che ce l'ha aperta. Sì. Ecco, provi a far vedere su una diapositiva nuova come inserisce un contenuto che viene da un'altra parte, ad esempio qualcosa che ha sul monitor oppure una frasetta di Ara Word, perché credo che lei abbia usato Ara Word, non Simca. Allora, guardi, vado qui a sinistra, un attimo che... Usando il ritaglio immagine. Sì, allora qui
a destra, sulla destra dello schermo, sotto questa casetta ci sono tutta una serie di elementi che io posso inserire all'interno di Open Board e poi inserire proprio all'interno della pagina, della diapositiva. Quindi io, catturando le immagini, inserisco le varie immagini che mi interessano all'interno di questa parte destra e poi, facendo semplicemente trascinandole, ecco, le metto all'interno della diapositiva. Qui le ed, posso è già fatto. Ed è già fatto, poi io le posso modificare, le posso ingrandire, rimpicciolire. Quindi arriva ad avere già un contenuto digitale semplicemente trascinando, oppure usando lo strumento ritaglia della forbice che è qui sotto e può ritagliare tutte le frasi di Raworld che ha fatto, penso che abbia fatto così. Uh-huh. A fare le diapositive i ragazzini vanno benissimo. Ecco, bene, io adesso vorrei lasciare lo spazio alla Giulia Zortà per gli ultimi 10 minuti. Ringrazio tantissimo Sara di aver accettato e buon inizio d'anno scolastico. Grazie, ecco, se lei toglie la condivisione di schermo, passiamo alla Sara, alla Giuliana, alla Zortà. Zortà, c'è? Sì, buongiorno a tutti. Buon pomeriggio. Ecco, Giulia Zordan ci presenta gentilmente il suo lavoro. Ho condiviso lo schermo, credo che si veda. Una cosa che abbiamo già visto, cioè l'uso di Jimdo come attività didattica che raccoglie tutta una serie di iniziative che Giulia non riuscirà in 10 minuti certamente a raccontare, ma che sono veramente eccezionali. Ecco, dalla cooperazione fra colleghi alla messa in campo delle risorse dei ragazzi, addirittura all'invenzione dei pittogrammi rispetto al significato dei simboli, addirittura ad aiutare un sito che mette a disposizione simboli in tutta Italia con i simboli fatti dai suoi ragazzi. E adesso racconti un po' la sua storia di questo lavoro e la ringrazio per essere con noi. Grazie a voi per questo invito. Non mi fermo a spiegare come funziona Jimdo, perché la collega che mi ha preceduto è stata esauriente su questo tema. L'unica cosa che vi suggerisco è di pensare questo racconto che io faccio a posteriori come un foglio di lavoro che man mano può essere implementato dai vari colleghi che hanno collaborato in questa unità didattica multidisciplinare. Abbiamo lavorato infatti assieme al collega di sostegno, alla collega di italiano e al collega di arte. Tutto questo lavoro nasce dall'osservazione. Vi faccio scorrere delle immagini qui sotto. Però se ci fa vedere la semplicità d'uso, perché diciamo io vi ho proposto Gizmodo proprio perché, come diceva la Sara Romani, potevo trovare corsisti, dire smanettoni o no. Ok, allora possiamo aprire... Una pagina di prova, ecco, sì, con una cartella di foto prese a caso. Non so se voi vedete la cartella, credo di no, perché non ho condiviso lo schermo, ma ho condiviso solo il browser. Però io posso prendere un'immagine qualsiasi, trascinarla sopra e già ce l'ho fatta. Se poi voglio aggiungere un'altra foto, un altro testo, non faccio altro che aggiungere, che ne so, un format già pronto di inserimento testo e contenuto, andarmi a pescare, che ne so, un video oppure un'altra immagine e a lato, molto semplicemente, digitare un titolo. Ecco, noi abbiamo scelto un template semplice da usare, molto... friendly, che non posso aggiungere porta un ulteriore contenuto a pensare come va fatto il sito, ma cosa può rappresentare e cosa ci si può mettere. Ecco, a me interessava più che altro questo, non tanto che fosse bello, anche bello, ma dopo aver imparato a gestirlo viene il resto. In questo modo qui, quindi molto semplicemente, posso aggiungere vari tipi di contenuti. Qui era una bozza di un lavoro sulla carta, quindi erano già state definite le varie pagine, con delle pagine ancora da costruire. E quella, la cosa che è interessante, Word, andiamo magari a vedere quella che c'era sul sito,
se adesso è visibile, no, dovrei fare il logout e rientrare. Sì, questo è abbastanza importante perché molto spesso non si possono condividere certe immagini o certi contenuti mettendo un'area riservata che può avere delle sottopagine. Noi possiamo andare a risolvere un pochino questa questione anche con i dirigenti, che molto spesso quando si mettono cose sul web sono un po' reticenti, sono preoccupati, giustamente, insomma, si fanno delle domande: cosa farai? Devo vedere tutto quello che fai, non si sa mai. Questo qui è l'editor delle pagine, quindi qui c'è la area riservata che posso aggiungere proteggendo con una password. Sì, ecco, è molto semplice. Adesso lei sta cambiando la navigazione. Sì, volevo aggiungere un'altra pagina, giusto per, sì. Non so, webinar. La carta, ecco. In Cina. Salvo, poi posso tornare nel mio, vedete che qui è apparsa questa nuova, però qui sotto non mi piace, posso andare semplicemente a spostarmela, facendola salire un po' alla volta. Questa cosa mi va bene prima del museo della stampa e la sposto. Quindi è una cosa abbastanza immediata e può essere usata da più persone. Quindi questa cosa può diventare il tavolo di lavoro per la progettazione dell'unità didattica. E può essere anche una bacheca molto comoda dove per esempio andare a depositare il materiale prima dell'utilizzo, perché io posso caricare anche dei file, posso caricare delle immagini, posso caricarmi i format che poi posso stamparmi a scuola per proporli quella mattina o il giorno successivo in classe, e poi posso caricare i lavori degli alunni dopo che sono stati realizzati. E quindi passa da strumento di progettazione a strumento di riflessione, quindi un lavoro metacognitivo che si può fare tra colleghi o che si può fare con gli alunni stessi, fino a diventare, come è la struttura attuale, il diario di quello che è stato fatto, il racconto dell'attività. Attività che comprendeva, come vedete, cooperative PEX. Sì, allora PEX? È un lavoro che è basato sulla didattica del cooperative learning. Queste due strutture, il brainstorming e lo schema Windows, sono strutture che servono per arrivare ad una definizione per sintesi di concetti. L'obiettivo del lavoro era presentare alla classe la comunicazione aumentativa alternativa mediante un questionario iniziale per attivare le preconoscenze, poi con un video che appunto introduceva i concetti principali, fino ad arrivare alla proposta di un lavoro da fare in classe, che era quella di creare delle PECs da poter utilizzare in ambiente scolastico per un compagno di classe che appunto aveva questa necessità. E quindi i ragazzi sono stati lanciati in questa sperimentazione e in aula di arte si sono messi a lavorare dopo aver fatto una sintesi dei concetti principali e hanno prodotto queste, che sono le loro PECs disegnate da loro e poi importate all'interno di Araword. Come si diceva prima, questo software consente di creare le proprie PECs, quindi questi sono tutti i disegni fatti dai ragazzi con il professore di arte. Sotto è stata aggiunta la scritta e poi sono stati importati all'interno di Araword, che è stato utilizzato in classe su dei computer di recupero. E questo ci tengo a sottolinearlo perché non c'era un'aula informatica accessibile, quindi in qualche modo ci siamo tornati su questi computer e i ragazzi hanno sperimentato direttamente la scrittura producendo dei racconti, che sono questi che vedete. All'interno dei racconti hanno utilizzato le PECs disegnate da loro. Quindi magari disegni meno definiti, meno piacevoli forse a vedersi, però sentiti come propri. E questo è stato importantissimo perché uno degli obiettivi del progetto era quello proprio di portarli a un coinvolgimento emotivo sulla questione. Cioè si è lavorato da una parte sull'aspetto cognitivo, nel far conoscere la comunicazione aumentativa alternativa, e dall'altra sull'aspetto emotivo, nel farla sperimentare in prima persona e soprattutto in farla sperimentare davanti agli altri senza la possibilità di parlare. Quindi i ragazzi a turno si sono trovati alla LIM con i loro racconti proiettati, quindi con qualcosa di loro visibile davanti a tutti,
e senza la possibilità di parlare per spiegare che cosa avevano fatto. Parallelamente il resto della classe aveva un questionario, eccolo qui, fermo un attimo lo scorrimento, dove valutavano l'originalità del racconto, la comprensibilità del testo e la capacità di sintesi dei compagni. E quindi non solo a sperimentare una difficoltà, ma a sperimentarla sotto il giudizio, tra virgolette, degli altri. E quindi con un impatto emotivo notevole. Una cosa che secondo me, non so, mi ha dato molta soddisfazione è stata quella di avere tutti i format in duplice veste. Cioè i ragazzi lavoravano a turno sia sul verbale che sulle immagini. E questo infatti è lo stesso test che vedete a lato, riproposto con la comunicazione aumentativa alternativa. Giulia, dica che se qualcuno vuole raggiungere il sito lo può vedere perché è online. Sì, il sito si chiama Cooperative PEX su Jimdo Free, è visibile, ci sono tutti i materiali caricati e fra l'altro ci sono anche i link, una serie di strumenti utili. Ho proposto alla classe, so che lei non è d'accordo, ma di utilizzare il Let Me Talk su tablet. Sono d'accordissimo, è open source. Anche perché questo è stato uno strumento di diagnosi per me, nel senso che inizialmente pareva che l'alunno si vergognasse ad usare la comunicazione aumentativa alternativa e alla fine abbiamo scoperto che si vergognava solo perché era in cartaceo. Sì, cosa che per lui era difficoltosa perché a causa della disprassia non riusciva facilmente a sfogliare le pagine. Quando ha visto sul telefono o sul tablet dell'insegnante la PEX con il suo gioco PlayStation preferito, abbiamo vinto tutto, nel senso che... le due parole su Let Me Talk è un'app che va per Android e anche Apple, permette di produrre frasi trascinando il semplicemente... indicando il pittogramma in una sequenza, poi la macchina, diciamo il dispositivo, parla al posto tuo. Per cui posso fare frasi tipo ho fame, ho sete, mi fa male la pancia, oggi vado a mangiare dalla zia, e personalizzabile con immagini prese sia dal telefonino o da altre gallerie. È uno strumento veramente efficace che abbiamo consigliato a parecchie situazioni e ha dato dei bei risultati, proprio per questa ragione che ha detto anche adesso la Giulia, cioè è uno strumento che assimila il ragazzino disabile a tanti altri. Quelli di carta non le vogliono neanche più vedere dipinti come comunicatori, ma questi qui che assomigliano a quelli che hanno in tasca i ragazzini normali, diciamo, scusate. Ecco, quest'ultima cosa bisogna dirla perché siamo fuori di 2 minuti. Giulia, la dica? Simboli sì, questo sito è un sito che raccoglie dei simboli open source e si può caricare i propri simboli e si possono scaricare simboli prodotti da altre persone. Ai ragazzi è stato proposto di collaborare a questa iniziativa caricando i simboli che avevamo fatto a scuola sulla piattaforma. Quindi abbiamo dato un'ampiezza a questo lavoro che andava oltre le mura dell'aula e oltre le mura della scuola, cercando di diffondere il più possibile lo sforzo che i ragazzi comunque avevano fatto. Bene, siamo arrivati in 3 minuti, basta. Grazie mille. Tolgo la condivisione. Io voglio proprio ringraziare il consiglio e tutti i colleghi che ci hanno preceduto, veramente grazie. Allora, a me la parola per chiudere. Anch'io, professor Fusillo, desidero ringraziare tutti quelli che hanno contribuito a questo nostro momento di formazione, la professoressa Guerrieri, ricordo, professor Beghini, professor Calbi, nonché lei, professor Fusillo, nostri docenti del corso di specializzazione per insegnanti di sostegno dell'Università di Verona. Grazie anche agli altri docenti, ai nostri studenti che ora sono docenti e che stanno lavorando nella scuola, che hanno davvero offerto un validissimo contributo, anche se costretto nei tempi, ma purtroppo è così, insomma, questo è il tempo che avevamo a disposizione. Grazie anche a tutti quelli che hanno ascoltato, che hanno partecipato a questa formazione. Noi ci auguriamo che abbiano colto
il valore che volevamo trasmettere, che così come il professor Fusillo ha ben sottolineato, è proprio quello della condivisione. Bene, grazie a tutti e buona continuazione e buon inizio di questo anno scolastico.